Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo con la statistica del mese di marzo. Al 31 marzo i fagnanesi erano 12.530. Sono nati nel mese di marzo 11 bambini e sono decedute 12 persone. Un benvenuto ai nuovi arrivati e un augurio alle famiglie e un caloroso abbraccio e sentite condoglianze a tutte quelle persone che hanno perso i loro cari nel mese di marzo. Come già detto nei video precedenti, abbiamo installato sul nostro territorio dei diversi cestini, alcuni dei quali per la raccolta delle deiezioni canine, e vi ricordo che il 6 maggio ci sarà l'evento di sensibilizzazione in piazza Alfredo di Dio. Ci è stato segnalato però che questi cestini molto spesso vengono usati per altro. Ora, richiamo nuovamente alla civiltà, chi sia mai che magari continuare a battere sul chiodo, magari prima o poi qualche risultato lo si ottenga. Cerchiamo di usarli per quello che servono i cestini ed evitiamo di lasciare in giro ancora le deiezioni che troppo spesso mi tocca vedere ancora. Sul controllo del vicinato, incomincio a dirlo adesso anche se siamo in largo anticipo, di modo che così possiate prendere e segnarvi questo appuntamento, che il 18 di maggio nell'Aula Magna Benvenuto Piazza ci sarà la serata dedicata all'informazione su cos'è il controllo del vicinato e sulla possibilità di aderire o creare nuovi gruppi. Una nota di servizio: il 24 di aprile gli uffici comunali saranno chiusi per la festa che ci sarà il giorno successivo, il 25. Su questo tema ci tengo a dire una cosa. Allora, forse tutti non sanno che il sindaco, oltre a essere il primo cittadino del paese, è anche il datore di lavoro di tutte le persone che lavorano all'interno degli uffici comunali. Mi tocca spesso leggere lamentele di persone che magari parlano di non essersi trovati bene con i dipendenti del comune e che si lamentano che chi fa lavoro pubblico non lavora. Allora, può capitare che ci siano dei momenti in cui le persone magari non reagiscono bene alle richieste dei cittadini. Capita a tutti, come capita normalmente anche a me a volte, di non essere magari particolarmente allegro o gentile nel rispondere, e chiedo scusa se questo avviene. Però dobbiamo innanzitutto sfatare un mito, che le persone che qua sono all'interno del castello non è vero che non lavorano, anzi a volte lavorano anche di più di quello che si dovrebbe fare, proprio per la mancanza anche di personale. La mancanza di personale la si cerca di andare a coprire facendo concorsi pubblici, ma una nota dolente è che a questi concorsi pubblici partecipano poche persone. Quindi cerchiamo tutti di avere un po' di pazienza ed essere tutti un po' più disponibili verso l'altro. Tenete presente che quando gli sportelli comunali non sono aperti al pubblico, la gente che lavora all'interno dell'ufficio fa tutto un lavoro di preparazione. Faccio l'appunto sul discorso dell'ufficio anagrafe, perché forse è quello dove magari vengono fatte un po' più di lamentele. Ecco, l'ufficio anagrafe non si occupa solo di fare carte di identità o certificati di nascita. L'ufficio anagrafe è anche l'ufficio elettorale del comune. Ci sono tante pratiche: si occupa delle cittadinanze, si occupa dei matrimoni civili, si occupa delle unioni civili, ma si occupa anche dei divorzi. Quindi tante sono le pratiche che vengono svolte dagli uffici. Ho fatto quello dell'ufficio anagrafe perché è quello un po' più a contatto con l'ufficio, ma sappiate, col pubblico, ma sappiate che il lavoro che viene svolto all'interno del comune è davvero tanto, e magari potremmo pensare un giorno anche di aprire un po' di più gli uffici comunali per far vedere anche alla gente ciò che davvero avviene all'interno del nostro comune. Probabilmente so che quello che ho appena detto non andrà a genio a tutti, ci mancherebbe, è un mio personale pensiero a cui tengo a fare, e poi comunque non si potrà mica sempre essere d'accordo su tutti. Andiamo agli eventi della settimana. Domani alle ore 16 al Parco delle Scienze Rita Levi Montalcini, tempo permettendo, ci sarà l'inaugurazione del Festival della Vallelona e anche del parco artistico con le opere che già sono state installate. Sempre domani alle ore 17, ma in Aula Magna Benvenuto Piazza, per la manifestazione Un caffè con l'autore, ci sarà la presentazione di ben due libri. Uno di Massimo Emanuelli, che è l'avventurosa storia della radio pubblica italiana, e l'altro è di Memo Remigi, un ospite che sarà presente, che presenterà il titolo Sapessi com'è strano. Per i più giovani che non sanno chi è Memo Remigi, è il famoso cantautore della canzone Sapessi com'è strano sentirsi innamorato a Milano.
Ci sarà anche Massimo Boldi tra gli ospiti della giornata e alcuni artisti di Antenna 3. Questo evento è creato alla vigilia del centenario della Radio Pubblica Italiana che si terrà nel 2024. Le manifestazioni del 25 aprile si apriranno il 24 aprile alla sera alle ore 20:45 in Aula Magna Benvenuto Piazza, dove la compagnia teatrale La Marmotta presenterà lo spettacolo dal titolo Atto Unico. Il 25 aprile, invece, ci saranno le manifestazioni ufficiali e istituzionali per la Festa della Liberazione. La partenza del corteo sarà alle ore 10 qui da Piazza Castello o Piazza Cavour, che è il nome giusto della toponomastica, e proseguiranno fino al Monumento dei Caduti col deposito della corona e si concluderanno in Piazza Matteotti di fronte alla lapide dei partigiani. Al termine di questo corteo si tornerà al Castello Visconteo, dove ci sarà la premiazione dei ragazzi che hanno partecipato al concorso sulla Costituzione e la Resistenza promosso da Ampi. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon 25 aprile a tutti e un buon inizio di settimana nuova. Al prossimo video, grazie a tutti!